Vediamo quanto Vediamo sei Rane alta. quanto è alta. 5 metri. Dobbiamo prendere le misure perché vai sennò giù. su EasyJet non può entrare. Vediamo un po' quanto è alta questa. Aiuto, ho pestato qualcosa! Aiuto! Cos'è? Ho pestato! Quanto sei alta? Un metro. 27. 1,27 m per Vanessa e 1,45 m per Antonio. Potete salire su EasyJet. Vediamo il ragnetto. Anastasia, aereo, amore. Misuriamo con i tacchi. Anastasia. 1,10 m. Mamma mia, Anastasia. Vediamo la mamma. Vedi, la mamma è sempre alta uguale. Allora, Maria Rosa, dimmi. Bambine e Antonio, dobbiamo preparare le valigie. Andiamo! Allora, non è proviamo a prendere le valigie. Adesso mi butta tutto giù per terra. Vedi questa? Non è questa la valigia, ma sarà. E quella gialla, adesso. Lascia. Ok? La vedo. La valigia. Dove vuoi scalare? Sì, ma dove sta andando? Dentro praticamente. Aiuto! Oh, mamma! Ok, prendo la valigia gialla. Quella nostra. Mi vuoi ritassare l'altra? Certo. Ma perché? Siamo qua. Guarda, c'è un trolle. Devi andare piccolino. C'è un trolle piccolino. C'è cosa? Niente. Lasciamola lì, ma. Ragazzi, qua c'è il mondo in queste ricche. Cosa sarebbe il treno? Il trolle. Il trolle di gente. Una valigia con le rotelle. Quella che potrebbe servirci quando andiamo in Sardegna. Anastasia, ascoltami. Ascoltami un attimo. Questo non lo mettiamo in valigia. Allora, Anastasia e Vanessa. Vanessa, vai a prendere in cameretta quello che vuoi portarti. Dai, i tuoi vestiti. Pantaloni e magliettine, okay. Dai. Anastasia? Ecco, brava Anastasia. Dai, scegli quello che vuoi portarti. Ricordati che sono 4 giorni. Benissimo, ok? Guarda. Che bello. Poi, con quale ci vuole mettere? Allora, quello che oggi scegliamo non si potrà più utilizzare fino a mercoledì, sì. D'accordo? Wow, bellissimo! Questa giacchina va bene? Un vestitino! Guarda come bello! Io dico che belli. Mi prendo questi pantaloni! Giusto, questi sono quelli nuovi che abbiamo acquistato, vai, mettili dentro! Oh, allora, stiamo 4 giorni, quindi uno e due. Ok, Anastasia, direi che basta pantaloncini, Anastasia. Oltre ai pantaloncini ci vogliono le magliette, amore. Magliettine, amore. Magliettine, sì. Aspetta. Va bene. Bella. Beh, bella, sì. Questa l'abbiamo presa in Sardegna. È una guarda che bella. Ma il pigiama. Ma il pigiama. Poi andiamo a prendere il pigiama, amore, sì. Tanto considera che stiamo la maggior parte del tempo in spiaggia. Okay. Ma amore, abbiamo già preso tanti pantaloni. Quanti pantaloni abbiamo 4. Preso? 4. Basta, 5. Basta pantaloni. Oh, bellissima. Anche, va bene. Basta, amore, okay. Devi andare in ferie un mese. Amore, sono solo 3 giorni. Quella lì, guarda, questa qua, la vedo io da qua, quella verde. Prendi quella. Boh. Un outfit. Ok. Bellissimo. No, hai trovato qualcosa? Questa maglietta. Sì? Con questi pantaloni. Benissimo. Adesso Anastasia, vai a prendere le mutandine e 2 calze, dai, se le trovi. Benissimo. Vediamo Vanessa cosa hai scelto. Primo outfit. Ok, perfetto. Adesso guardiamo il secondo outfit. Va bene. Vuoi andare a scegliere qualcos'altro? Sì, tu vieni con me. Un solo. Ok, io vengo con te. Va bene. Per Andiamo. Il primo giorno metto questi. Sì. Ma no, perché partiamo il primo giorno e sei a scuola e non li puoi mettere. Il giorno dopo, ok. La sera, perché di giorno siamo in spiaggia, eh. E a pranzo? Beh, a pranzo sei, non lo so, in costume, ma sì, però. Costume. Anche qualcuno in più, amore. Almeno prendine un paio in più. A cena? Sì, va bene, a cena. Ok, va bene. Poi un altro outfit. Allora, in questo. Horror. Armadio horror. Bella quella maglietta. Prendi questo. Ma non è bucata dietro. Non ma va, è nuova. Come? Ah, l'hai rotta. L'altra non lo sapevo, non me lo ricordo. Però c'è. Guardate, ho preso una mosca. Mi è scappata adesso. In questo momento avevo preso una mosca che non mi è mai successo in 46 anni. Ok, va bene, Vanessa, perdiamoci in chiacchiere. Questa canottiera può andare bene? Sì, tipo quando andiamo in spiaggia che mi metto solo la maglietta. Va benissimo, ok. Poi.
Gonnelline, qua sotto cosa abbiamo? Ma sai che sono forse tutte piccole? Sono piccoline, amore. Oh no, questa è delle LOL. Ma guarda che bella. Ti piace? Ma per andare al mare? E se no? Allora, facciamo... Questi pantaloncini, scusa, per andare in spiaggia così? No, sono piccoli, perché... Sono piccoli. Cosa hai trovato? Secondo outfit per cena. Allora, questa. Va bene. Poi, non so, quando c'è freddo... A me piace un sacco questa maglia perché è gigante, grande. Va bene, prendi. Quindi, prendi tu. Dai, tanto sono tre giorni, Vane, dai. Mancano ancora due. Dai, ancora due. Guardate che belli. Insieme poi stanno bene. Ho preso l'ultima Benissimo. Mutandina. Hai preso le mutandine? Okay, vai a metterle in valigia, amore. Io direi di prendere questo, che è un bel pantaloncino. È lungo. No, non è vero. Questo pantaloncino è corto. Con la maglia della... No, mi piace neanche a me. Questa maglia blu. Ecco, sì. Bella. Dai. E questo è il terzo, dai. Sì, perfetto. Perfetto, amore. Ci siamo? Allora, questi due, guardate. Però non so dove sono. Sopra. Adesso poi ci pensiamo, Ma va, dai. Allora, per quanto riguarda i pigiami, Maria Rosa, tu li stavi cercando, ma io gli metto una magliettina intima e siamo a posto così. Tanto siamo a giugno e fa caldo. Che ne dici? Benissimo. Ma quanto sei bella con questo cappello. Grazie. Amore, poi li portiamo tutti al mare. Perché ragazzi, dovete sapere che noi adesso andiamo tre giorni a Rimini, ma poi a fine giugno l'abbandono. Sì, ha ragione, amore mio. Ma poi a fine giugno, con a cavallo, la prima settimana di luglio, noi andremo tutti insieme in Sardegna. Yes. E quindi ci dovete seguire in Sardegna con le nostre avventure, con Maria Rosa, Antonio e Raffaele. Forse, quando torniamo dalle vacanze in Sardegna, dove andiamo, amore? In Puglia. Andiamo in Puglia! Col treno. Giulia! Cosa? Niente. Chi c'è qua? Un rosso. Giulia viene, la mia compagna di classe. Ma Giulia verrà ad agosto in Sardegna. Noi andiamo molto prima. Poi andiamo a mangiare le mozzarelle di bufala in Puglia. Va bene, ragazzi. Fate calde. Ma c'è qualcuno di voi che ci segue dalla Puglia? Se sì, scrivetecelo nei commenti e diteci dove siete, perché magari vi facciamo una sorpresa, vero Mari? Certo, vi veniamo a trovare. Vi veniamo a trovare, dai, scrivetecelo nei commenti. Anzi, invitateci a casa che mangiamo con voi. Bravo, le orecchiette alle cime di rapa, io voglio le orecchiette alle cime di rapa. Comunque, adesso continuiamo a fare la valigia per Rimini. Perché? Molto in vicinità, perché non so se mettere questi pantaloni che sono belli. Sono molto belli. Questa o questi due. Vanessa, sai cosa ti dico? Porta tutto, amore. Tutto. Faccio un altro outfit. Cosa c'è? Sì. Ok, allora partiamo tutto di là. Noi andiamo a fare la valigia. Ciao. Va bene, ciao. Oddio. Amore, dai. Però io mi avevo una... Senza pensare. La maglietta grigia, quella smanicata. No, quella gialla. No, grigia. Chiamami Anastasia perché sa dov'è. Gialla, che grigia. No. Ce l'aveva, ho capito, ce l'aveva oggi Anastasia, se la voleva mettere. Vai a chiederle dov'è, ho capito. Anastasia oggi mi ha chiesto di volevi metterti una magliettina grigia corta. E io ti ho detto no, che fa freddo. Dove l'hai messa? Ah, l'ho messa in valigia. L'hai messa in valigia. Ma guarda che lei l'ha già fatta la valigia. Ma non è sua quella maglietta, è di Vanessa. No, non ce l'hai. Ma non ce l'ha Vanessa. No, quella è verde, Anastasia. La volevi mettere oggi per andare dalla nonna a pranzo e io ti ho detto di no. Ma io la volevo. Ma sì, ma non è tua, è di tua sorella. Guardate, ragazzi, il disordine che c'è in questo armadio. Eccola, va bene, Vane. Vabbè, a me ne siamo uguali. Ma amore, ma quella è sua, te ti va grande. Sì, dice bella. Va bene, portala, dai. Con questi pantaloni. Va bene. E questi stanno molto bellissimi. Quindi abbiamo, Vanessa, ricapitolando, 1, 2 No, aspetta, e 3, conto io. E 4 allora. E 5 pantaloni, ma sono tantissimi. Aspetta, 1. Allora, sai 2. Cosa ti dico? Che tu partirai, andrai a scuola mercoledì con questo pantalone e questa maglietta. Allora, arrivo subito, un secondo. Allora, tu andrai a scuola mercoledì e alle 12:30 insieme ai tuoi compagni che verranno in vacanza con noi, uscirete alle 12:30. Quindi dovrete essere già vestiti, pronti per il viaggio. Io direi, ok, e per il primo giorno ci siamo. Poi il secondo giorno io volevo mettere questi due perché non li avevo ancora messi.
Ok. Il secondo giorno. Va bene. Questi due. Il terzo giorno. Dove sei? Questi due e l'ultimo. È l'ultimo che poi. Ah no, aspetta, noi arriviamo mercoledì, giovedì, venerdì, c'è ancora sabato. Questo per andare in spiaggia almeno una Ma con un pantaloncino, No! Mica poi... No, sì, dai, portalo un pantaloncino allora... per andare in spiaggia, come no? Non lo so, quello, no, quello. Uno qualsiasi leggero, molto light, dai. Anche quello nero sotto è troppo corto, guarda. Questo? No, guardami, il pantaloncino nero, sì. Ma non è piccolo. Non lo so. Ma questo è proprio da spiaggia, cioè. Beh, insomma. E allora portati questo, dai. Però manca un outfit. No, amore, sei piena di outfit. Okay. Non so. Forse neanche. Anche per i giorni successivi in cui saremo già ritornati. Ma... Ok, quindi ci siamo? Dai, abbiamo, c'è ancora attaccato il... Non profuma più. Va bene. Ok, Vane. Ok. Torniamo di là e mettiamo tutto in valigia? Sì. Dai, che c'è allora, Anastasia che ci sta aspettando. Pieghiamo tutti i vestiti. Quelli sono già piegati da prima. Ok. Hai piegato tutto, va bene. I valigia. Ah, non so se le tue cosine non sono ancora in valigia. Ani. Le stiamo piegando. Ah, adesso vai a prendere delle calze e delle mutandine. Ok. Dove metto? Metti, sì. Ma io dove le metto? Adesso le mettiamo. Adesso ti faccio vedere una cosa. Vai a prendere le mutandine, amore. 4 paia di mutande. Ti faccio vedere una cosa. Adesso Maria Rosa ci piega tutte le cose, i vestitini come i cinesini. Guarda, quanti. Guardate un po', vediamo se siamo riusciti a farlo. Vediamoci, ci siamo riusciti. Aspetta. Oh, guarda, aspetta. Ok, le prese? Dove le metto? Mettile qua. E degli spazzolini poi dentro. Ah, ok, vabbè, però quelli non li possiamo mettere oggi perché mancano ancora 2 giorni, ok? Sì. Aspetta. Vediamo se riusciamo adesso. Vediamo, no, vediamo un po' se si riesce così. Guardiamo questo vestitino se riusciamo a piegarlo bene. Vediamo un po' se riusciamo a incastrarlo qui. Ma non viene più. Ma perché? Perché è uscito? Forse dobbiamo piegarlo anche questo qua. Allora, facciamo così. Così. Vane, nel frattempo che Maria Rosa cerca di piegare, qua dentro ci sono delle cosine da portare in vacanza, tipo i cerotti. Prova a dare un'occhiata che le abbiamo comprate oggi. Allora, questa? La crema abbronzante. Però questa la metti qua, guarda, in questa borsa, che è quella del mare. Vediamo un po'. Cerotti? I cerotti, sì. Quelli li metti in valigia, amore, i cerotti. Ma no, ma portane uno solo. Ani, quali ti piace di più? Questi qua? Sono i denti. No, ma no. Quelli di Elsa. Lo so. Quelli di Elsa, ok. Quindi in un'altra valigia, ok? Poi mettiamoli. Un'altra maglietta. Poi dovete scegliere il profumo che volete portare. Quello. Perché sono tutti finiti, ce n'è solo uno. E allora portiamo l'acqua di quella termale che usiamo la mattina. E quella è giù però per adesso. Aspetta, adesso facciamo vedere. Mamma, ma poi cos'è che fa? Facciamo vedere come si fa, Vane. Ana. Okay. Quello, ecco il doccia abbronzante, quello è mio. Mettilo pure qua, amore, sì. Ma poi cos'è che devo prendere? Non so. Quello che c'è, fammi vedere. Questi per le zanzare? Questi no, sono per scuola. Però portane uno che ne ho presi due. Uno lo usiamo al mare e uno lo usiamo per scuola. Vediamo un po' cos'altro avevo preso. Aspetta, questa. Croce. Qua? Sei riuscita? Mari? Abbiamo fatto una croce. Sì. E adesso una piega qui. Quelli sono per scuola, Vane. Poi pieghiamo questo qui. Ah, vedi? Poi pieghiamo questa magliettina qui. Poi questo vestitino così. E abbiamo fatto il pacchettino. E abbiamo fatto il primo pacchettino. Ok, amore. Con 4 vestitini. Benissimo. No, quelli no, amore. Adesso proviamo con i pantaloncini. Vuoi piegarli te? Non so cosa metto. Vabbè, poi abbiamo fatto la valigia dei vestiti, va bene così. Proviamo a incastrare anche questi uno con l'altro, che dici? No, vuoi? Così. Così? Guarda come è brava Anastasia a piegare i suoi vestiti. Ma quante cose ha portato Anastasia? Non ho bene. Tante! Ma sono tante, amore!
Sono giuste o sono troppe? No, vanno bene. Vanno bene? Guarda un po'. Abbiamo fatto una calzetta invece di un pantaloncino. Vuoi provare anche te? Voglio fare così. Brava amore, vai, vai tu, dai. Ah, ok, vuoi provare te? Vuoi provare? Sono stata fortunatissima, ho trovato 4 paia di calzi. Brava amore, vai, dai, butta dentro. Ed erano solo. Perché considerando il disordine che c'è in quell'armadio. No, ma li ho trovati fuori. Brava amore. Guarda, guarda questa piega. Vediamo Anastasia cosa sta facendo. Poi pieghi qua, questo così, Anastasia. Guarda Anastasia, guarda così. Poi giriamo qui. E abbiamo piegato una magliettina, abbiamo fatto piccola piccola. Facciamo questo vestito. Ok. A marcare le mutande. Le già messe le mutandine, amore? No, dobbiamo ancora mettere. Ah. Adesso pieghiamo anche quelle. Mamma, guarda, guarda che antiscivolo abbiamo preso. Queste di antiscivolo. E poi dove sono? Oh, un'altra l'abbiamo lasciata di là. E poi così, così, così. Ecco qua. Fantastico, un Q-Way. Ecco qua. Meraviglioso. Un panettino. Guardate. Questo antiscivolo e queste. Bravissima, qua amore, ma qua le calze. Ma questo antiscivolo? Mm, panella. Okay. Quella lì è la parte di Vanessa. Ma sì, no, è uguale per tutte e due. Le cerotti, sì. Devo mettere io qui perché è la mia parte. Perché facciamo i pantaloni la parte di Vanessa perché ce l'ho lì. Va bene. Ok, amore, metti le mutandine anche. Questo cos'è? Una mutandina? Qua. L'hai trovato? Giù. Caspita, nuovo? Sì. Madonna, guarda Mari, abbiamo ancora i profumi nuovi. Wow, ma ti rendi conto? Il nostro profumo. Allora mettilo, dai, mettilo in valigia. Lo mettiamo qui, lo mettiamo. Guarda questa mutandina come è diventata piccolina. Anna. Ok. Oh, che bello, ma cos'è? Guarda che è mio. Sì, ma i costumi rimangono nella borsa dei costumi, bimbe. Sono già lì. Adesso noi abbiamo preparato la valigia per partire, ok? Prendi due di costumi, ho anche tre. Quanti costumi? Ma no, due sono più che sufficienti. Ma qua, buttiamo dentro, via, così. Perché la lasciamo qua? E questa è la borsa dei costumi, così. Uff. Eh sì, Quali vuoi scegliere, Anastasia? Scegli due costumini che ti vuoi portare. Quello che abbiamo, preso. Quello lì. Ah, sì. Adesso non li sa. Ok, c'è la lì Vanessa, prendilo, amore. Ecco, no, c'è la Vanessa, guardalo, eccolo là. È bellissimo. Ok, quindi scegliete i costumi. Vane, tu devi ancora provare. Non lo so, tra questi. Devi provarli, amore. O questi. Ma questa è maniche lunga, amore, non possiamo portare. Quale decidi? Quale sceglie, Maria Rosa, tinta unita o colorato? Colorato, amore. Ok, allora quello colorato e quello giallo, va bene, dai. Vuoi metterli in valigia? Sì, vuoi. Va bene, mettili in valigia. Ma mamma, va bene. Ma subito il primo giorno andiamo in mare, no? No, perché arriveremo nel tardo pomeriggio. Anastasia, scegli anche tu due costumi da portare. Uno è quello lì che abbiamo già preso, questo qua. E l'altro? Questo? Questo? Ma non è un pochino piccolo? No, no, sì, ma lei guarda. Va bene? Questo per le misure che ha Anastasia va bene tutto. Ok? Ma no, aspetta! Ma una giacchettina che se fa freschino. Le abbiamo giù. Anastasia ce l'ha. Vanessa, tu dovrai portare una felpa o un maglioncino. No, il maglioncino bianco. Quel maglioncino. Vuoi vedere se c'è? Appeso, lo vuoi a prendere? Dai, andiamo a vedere se c'è. Lo vedi appeso? Aspetta. Hai trovato? Sì. Dai, prendi il tuo maglioncino. Tutte queste cose maniche lunghe mi è andato a finire. Lo so, amore. Cioè, dov'è? È là. Aspetta che lo... Ci arrivi? Sì, sì. Brava amore, tu porti questo, va bene? Sì, perché il mio profumo è molto comodo. Ok, dai. Comodo. Ok, ma adesso ho trovato il suo maglioncino. Invece ma dai tu... un po' tre magliette. Ma dai, veramente. Ma come guardate, fai? Guardate. Bravissimo, guarda. I suoi antenati cinesi li hanno insegnato. Due, antenati cinesi. Sì, Pieghiamo qua, mettiamo due magliette così. E poi arrotoliamo dentro, poi giriamo e stiamo tre magliette in una. Fantastico. Allora gli elastici li hai già presi, no? Li hai presi? Avete già preso gli elastici? Boh.
Ecco qua. Brava Maria Rosa, bravissima. Ok, ci siamo quindi? Cosa hai preso? Ma brava amore, sì, wow. Deodorante. L'hai rotto Anastasia? Deodorante. Anastasia, rotto. Hai rotto il deodorante. Dov'è? Per terra ci sono le schegge di vetro, guarda. Andiamo Vane, brava, cotton fioc. Ok, perfetto. Però devo dire una cosa, che io ho un elastico che ho trovato che mi sta benissimo. Ah, sì? È quello che metto sempre e credo che in bagno. Sì, però credo che c'è. Se è il mio preferito me lo devo tenere. Allora ragazzi, il video è finito. Poi se negli altri giorni, perché mancano solo 2 giorni, sono felicissima, aggiungeremo qualcosa e faremo tipo uno shorts o un pezzo di video. Ok. Però oggi salutiamo Rita, Valeria e Sofia d'Alessandro. E mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! Oh, ci stanno rubando la valigia! Vanessa, corriamo! Corri! Corri! Scappa!